tutti, sono Penelope, ciao ai miei amici e ai lettori dei Segreti di Matilde. Mi trovo in Normandia, sono sul luogo dello sbarco in Normandia e sono all'interno di un ristorante un po' particolare che voglio presentarvi. Tanto alle mie spalle già si vede una bella fotografia in bianco e nero, sono proprio a Omaha Beach dove sbarcarono gli americani il 6 giugno del 1944. Benvenuti in questo ristorante. Ciao a tutti gli amici dei Segreti di Matilde, oggi mi trovo in Normandia, guardate, voglio farvi visitare un magnifico punto ristoro che si trova sulle spiagge dello sbarco. Sono qui, questo pullman che è stato riadattato a ristorante, guardate, adesso entro dentro, salgo gli scalini, guardate che meraviglia, siamo in Normandia, siamo vicino alla località di Saint-Laurent-sur-Mer, questo è un vecchio pullman inglese che è stato trasformato in ristorante, guardate, tappezzato di fotografie della Seconda Guerra Mondiale ovviamente. La parte bassa del pullman è stato trasformato in salottino, vedete che magnifico salottino, ordinate fuori, c'è il signore fuori che vi fa le patatine fritte e l'hamburger, ve lo portate dentro e potete mangiare da soli all'interno con la vostra famiglia, amici, eccetera, e hanno organizzato una piccola esposizione fotografica con delle foto dei reduci dello sbarco in Normandia. E vi ricordo, siamo proprio qui in Normandia, siamo nel settore francese, scusate, americano, siamo a Omaha Beach, uno dei tanti settori dello sbarco in Normandia, quello probabilmente più famoso, e questo pullman è stato riadattato a ristorante. Adesso saliamo, c'è la scaletta tipica dei pullman inglesi, guardate, con fotografie della Seconda Guerra Mondiale, però sto salendo al piano superiore di questo pullman molto british, soprattutto con tutte le foto d'epoca, e ripeto, sono sulle spiagge dello sbarco in Normandia. Quest'anno ci sono meno turisti del solito. E la parte superiore del pullman, vedete, è stato trasformato completamente in ristorante, molto molto originale, e poi mentre mangiate fuori avete il museo, uno dei tanti piccoli musei dello sbarco.